Bentornati o benvenuti sul mio canale. Sono tornata con un nuovo video come ogni settimana. E se 3 settimane fa abbiamo fatto il video con la Pro Pigment Palette di Norvina volume 2, oggi andremo a utilizzare la numero 3, che era l'altra appunto in sfida con la numero 2, ma ha vinto l'altra. Oggi andremo a fare una challenge appunto con questa palette e con i bigliettini. Ebbene sì, andrò a pescare 4 bigliettini a caso, li ho già preparati tutti, ogni bigliettino appunto corrisponde ad una cialda e così vedremo un po' il caso che makeup sceglierà per me. Ovviamente come al solito ho già fatto la base, visto che questo è un look incentrato appunto sugli occhi. Non ho ancora applicato il blush perché appunto non so su che toni andremo a fare il look, me ne sono portati alcuni, e il rossetto ovviamente ho applicato soltanto un gloss ed è il Lip Injection di Too Faced, quello un po' rossiccio, come potete vedere colora abbastanza, mi piace un sacco come effetto. Vi avvicino un pochino e andiamo a scegliere insieme i biglietti. Qui ho tutti i bigliettini, cercherò in questa parte di non fare tagli appunto per darvi la prova che non sto barando. 4 bigliettini, cioè ovviamente sono tutti piegati, non vedo cosa c'è scritto. Allora 1, 2, 3 e 4, buon posto. Allora andiamo a vedere. Ho scritto, mi sono accorta di avere gli scritti veramente piccoli. Spero che si veda, ma comunque poi vi metto la foto dove ci sono tutti quanti insieme, che si vedono bene. Allora B1, ovviamente come l'altra volta a leggere i numeri così non mi ricordo assolutamente a che cialde corrispondono. A 4 e 3 B3. Almeno vedo che non sono tutti sulla stessa fila come l'altra volta. Allora, non vi ho fatto vedere l'interno della palette, ma che cosa dobbiamo utilizzare? A4, allora, questo bellissimo verde. B1, ok, stavolta abbiamo uno shimmer, questo azzurrino che ci sta anche bene con A4. B3, che bello! Questo fucsia, ok? Andremo a rovinare tutto con E3. Dov'è E3? No, no, perché è questa arancia, ma sono contentissima. Quindi, ricapitolando, A4, B1, B3, dov'era E3. Direi che ci è andata più che bene. Non ho ancora assolutamente idea del look che andrò a fare, però non mi posso lamentare per ora. Prima di tutto vado ad applicare un correttore bianco come base. Dovrei anche prendere in realtà una vera e propria base occhi bianca. I marmocchi che fanno casino. Tra l'altro oggi doppia challenge perché ho anche pochissimi pennelli, dato che i miei preferiti sono quasi tutti a lavare, prevenire eventuale fallout. Vado ad iniziare il look con E4, ossia questo bel verdino chiaro. Non mi stava registrando, ma vi sembra? Vabbè, per fortuna non ho fatto niente di che, ho applicato solamente A4 nella parte più interna. Ora vado ad applicare E3. E vado praticamente a fare la stessa cosa che ho fatto con A4, che però non avete visto. Spero di riuscire a farvelo vedere qui. Vado a prendere sempre il pennellino di prima e vado a sfumare. Lo vado a prelevare con il pennello che ho utilizzato per sfumare, perché qua voglio farci appunto più forma. E ora con un pennellino più piccolo vado a definire per bene qua in fondo. Riprendo questo, vado a riempire dentro, anche un po' qua, anche se credo poi in realtà che andrò a fare una cut crease. Mi ha fatto leggermente un po' di macchietta qua, mi sembra. Ok, alla fine qui ho sfumato un po' con E3 il rosso, adesso qua sembra che ci sia una macchia, in realtà dal vivo non si vede. Ora ci manca solamente B1, io non so se andrò a fare tutta una cut crease giga. Fine, ho optato per quella completa. Vado ora ad applicare anche un pochino di base glitter di NYX e con un pennellino a spugnetta vado appunto ad applicarlo su tutta la cut crease. Mi ero portata anche questa palette, alla fine sono eyeliner quindi non va ad intaccare la challenge, e vado ad applicare questo bellissimo eyeliner giallo. Ecco
eccoci qua. Io direi che vado a completare questo occhio con eyeliner a ciglia finte. Vado a fare lo stesso sull'altro e noi ci vediamo fra pochissimo. Eccomi di ritorno con entrambi gli occhi fatti. Alla fine è venuto fuori un look super extra. Ho applicato anche un pochino di blush, come potete vedere. Se vi può interessare, ho utilizzato questa cialda dalla Sephora Holographic Palette. Questa per intenderci. Per le labbra ci sarebbe stato bene, indovinate che cosa? Cookies. Però ve lo risparmio e andiamo ad applicare un gloss. Questo è un gloss di Kiko. È un gloss trasparente con riflessi caldini e direi che appunto avendo arancio rosso ci sta abbastanza bene. Voi non avete idea del profumo di dolcetti che ha questo gloss. Mi piace un botto. Mi viene voglia stranamente di mangiarlo. Ed eccoci qui al look completo. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia piaciuto come è uscito il look. A me, ripeto, mi piace un botto. Se non siete ancora iscritti, ricordatevi di iscrivervi al canale. Per il video di oggi direi che è tutto. Andate a seguirmi anche sugli altri miei social, TikTok e Instagram, che se qui su YouTube pubblico un video a settimana, sugli altri social sono attiva tutti gli altri giorni, e quindi vi consiglio vivamente di andare a dare un'occhiata se vi piacciono i miei contenuti. Io vi mando un bacione e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video. Ciao!